Questo è l'inizio di un nuovo giorno allottando per la fama e quello che vorremmo sapere... Ma non vedi che stiamo facendo colazione, Carmelo? Ora non ci fate più neanche mangiare in pace. No, no, non è affatto così. Ad ogni modo sappiate che la produzione... Bene, allora di pure la produzione che noi non concediamo più interviste. Senti, ormai dovresti saperne abbastanza della vita privata di noi superstar. Se proprio vuoi intervistare qualcuno, va dai Gallo Abelardo. Quello ha sempre voglia di dire qualcosa, d'accordo? Non capisco cosa vi sia preso oggi, ma sappiate che il grande Carmelo Guzmán non può essere trattato in questo modo e quindi mi vedo costretto ad andare a parlare col mio papà. Vedo che hai capito, perché noi volevamo solo che te ne andassi. Sì, e fallo right now, vale a dire subito. No. Vai, vai. Ragazze, fate molta attenzione perché ho qui le istruzioni per le attività di oggi. No, ma basta! Se voi parlate tutte insieme non si capisce niente. Parlate una alla volta e spiegatemi che cosa sta succedendo. Senta, il problema è che noi siamo tutte sull'orlo di una crisi da fatica cronica. Tesoro, così non ti capisce davvero nessuno. Quello che la mia amica voleva dire è che siamo vittime di un FSA, e cioè, vale a dire, un forte shock. Noi siamo stanche, nessuno ci aveva detto che ci avrebbero messo ai lavori forzati. Non ce la facciamo più a sopportare tutta questa pressione. E poi Carmelo e suo padre non hanno più alcuna pietà per noi, neanche della mia manicure. Si inventano di continuo nuove forme di tortura. A chi importa della tua manicure? Senti, Miss Perfettina, tu è meglio che stai zitta, perché sei patetica quanto la nostra figlia dei fiori. E con questo direi che basta. E tu adesso smettila di parlare di me e occupati delle cose da fare, in cui, detto tra parentesi, sei sempre l'ultima. Scusa, ti correggo, la mia amica è solo penultima, perché qui l'ultima sono io. Qualcuno mi trovi un'altra amica, perché la mia deve essere difettosa. Basta, 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 basta. Tanto è inutile parlare con voi. E poi credo di aver capito. Le attività di oggi sono tutte sospese. Ma sto parlando sul serio? Molto sul serio. Era ora. Al posto delle attività previste, oggi seguirete tutte una bella lezione di yoga. Con la sottoscritta, che ve ne pare? Yoga! Forza, abbiamo quasi finito. 5, 4, 3, 2, 1. E adesso potete riposare, fannullone. Come se fossi venuta qui per stare in pace ed armonia con voi altre. Io sono qui solo per vincere. Per me, in due parole, questa compagnia è patetica. Oh no, quanto mi fa male la schiena. Io mi rifiuto di continuare con questa tortura. Salve ragazze. Ho saputo che vi siete date allo yoga. Oh, sì, purtroppo. Il problema è che avete la migliore insegnante che esista al mondo, mia madre. Io lo so bene perché quando ero piccolo mi ha insegnato tutti gli esercizi. Sul serio, Hendrik? Se l'avessi saputo prima, ti avrei proposto di farli insieme, perché io faccio yoga tutte le mattine all'alba per almeno un'ora. Lo sai, io l'ho sempre trovato così rilassante, così corroborante e anche così allucinante. Sono d'accordo. Io cerco di praticarlo ogni volta che ne ho l'occasione. Mi piace vivere in armonia e soprattutto mi piace la gente positiva e ricca di pace interiore. Ciao ragazze. Preparati, figlia dei fiori, perché io avrò molta più pace interiore di te. Scordatelo, perché sicuramente sarò io ad averne molta più di te. Accidenti, no! Ecco che ricominciano come al solito. Non può essere. Noi non ci lasceremo mai. Ti seguirò se te ne vai. Affronteremo insieme tutto, io e te, e tu lo sai. Dimmi solo se lo vuoi, così io e te.